pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci di nuovo insieme per parlare oggi di Freddie Mercury. Per gli amanti del grande artista scomparso, quello di oggi, l'argomento di questa puntata, è un vero regalo, almeno quanto il film Bohemian Rhapsody, del quale abbiamo avuto modo di parlare nei mesi scorsi. Viene infatti pubblicata una versione inedita di un demo di Mercury del 1986, un brano intitolato Time Waits for No One. Il pezzo, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, era destinato al concept album del musical omonimo di Dave Clark, musicista ma anche produttore nonché amico di lunga data del leader dei Queen, che ora ha deciso di renderlo pubblico. Vi si sente la voce meravigliosa di Mercury, che esegue il singolo accompagnato dal pianoforte in una canzone dalla genesi particolare. Clark, in una intervista video diffusa nei giorni scorsi, racconta infatti che all'epoca aveva cercato di contattare Freddie Mercury, che però era impegnato in uno dei suoi tour mondiali. Così aveva fatto ricorso ad una ragazza che in quel periodo era la sua ragazza, ma, dice Mercury, ridendo nella stessa intervista, due era anche la sua ragazza e la condividevano. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, lui mi ha detto: come posso fare questa canzone? E io gli ho risposto, dice Clark, che volevo un incrocio tra Edith Piaf, Jennifer Holliday e Shirley Bassey. La risposta di Mercury è esilarante: ho tutti i loro vestiti, quindi gli ho risposto che l'avrei potuta fare perfettamente. Ironia a parte, la sua è un'interpretazione come sempre intensa e toccante. Vestito di bianco compare lui sul palco, mentre nell'intervista Mercury racconta di come la canzone riuscì subito d'intesa con il produttore. Rivederlo oggi è certamente un'emozione, almeno quanto risentirlo, riascoltare una sua esibizione dello stesso anno, di quel 1986, l'ultima dal vivo il 9 agosto, al Newbury Park, un grande parco, una cinquantina di chilometri a nord di Londra, dove i Queen fecero l'ultima tappa del Magic Tour, la serie di concerti europei con cui presentarono il disco A Kind of Magic. I Queen erano una delle band all'epoca più famose e di successo al mondo. Avevano già registrato 12 dischi ed erano alla loro 14ª tournée. Meno di un anno dopo, però, il cantante Freddie Mercury avrebbe scoperto di essere ammalato di AIDS. Dopo quel concerto, Mercury sarebbe salito su un palco una sola altra volta con i Queen per ritirare un premio al Brit Award del 1990. Morì infatti il 24 novembre del 91 a soli 45 anni. Il Magic Tour fu il più imponente e seguito dei tour dei Queen, che erano nel loro momento di massima popolarità. La prima data era stata a Stoccolma, in Svezia. Andare al concerto dei Queen a Londra costava all'epoca 14 sterline e mezzo con i biglietti comprati in anticipo e 16 sterline se comprati sul posto. A quel concerto c'erano almeno 120.000 persone. Il pubblico iniziò ad arrivare al parco alle 9 del mattino. Prima dei Queen suonarono anche, per esempio, i Big Country e gli Status Quo. Poi salirono loro e suonarono One Vision. Le uniche registrazioni video complete del concerto sono quelle di uno spettatore che riprese il mega schermo. Fu fatta anche una ripresa professionale solo prima del concerto e di qualche breve parte dell'esibizione. L'audio invece fu registrato e diverse canzoni furono poi pubblicate nella raccolta dal vivo Live Magic del 1986. Fu un grande concerto e Mercury sembrava molto in forma. Tra l'altro, quello di Newbury fu anche l'ultimo show con i Queen del bassista John Deacon. Vi lasciamo allora all'ascolto di One Vision.